Buongiorno mister. Buongiorno, buongiorno a tutti. Rimini che va in Abruzzo per la seconda trasferta di questa stagione a cercare magari un risultato che possa dare continuità alla vittoria con la Juventus Next Gen di venerdì sera. Sì, sì, certo. Cercheremo sicuramente di fare la nostra partita. È una gara importante, una gara contro una squadra che comunque ha già fatto punti e ha dimostrato di dar battaglia in tutte le loro partite, quindi dobbiamo essere pronti ad affrontare veramente una squadra che in questo momento è in crescita. Ecco, che tipo di calcio gioca il Pineto? Una squadra quadrata, una squadra organizzata. E noi quello che abbiamo visto è che una squadra che alla prima del campionato ha fatto il primo approccio in questa categoria, magari un po' più timorosa, ha capito che ci può stare, è migliorata con l'Entella, è migliorata ancora con l'Ancona. Quindi noi dobbiamo, anche noi, secondo me, abbiamo avuto una crescita dalla prima partita ora, quindi vedremo un bel match. Mister, il primo step era migliorare dal punto di vista della condizione fisica e della prestazione, il secondo era quello di ottenere punti. Adesso forse il difficile arriva nel dover mettere insieme le due cose, prestazione e risultato. Sì, credo che per momenti, come avevamo preparato la gara con la Juve, la prestazione c'è stata, al di là del risultato, che il risultato è andato molto bene, era una gara aperta in tutti i momenti, quelle sono le gare che puoi vincere, puoi perdere, ma quando te le giochi le gare, per me, per noi è bello così. Ora bisogna consolidare, ma soprattutto migliorare da tanti punti di vista. Abbiamo lavorato anche in questi pochi giorni che abbiamo, l'ho detto prima, questa è una squadra chiara, immagini e miglioramenti non solo fisici, anche tattici, quindi ci lavoreremo per raggiungere, come hai detto, sia la prestazione che il risultato. Volevo chiedere al mister, ieri sera c'è stata l'esonero del direttore sportivo, alcuni giocatori gli ha portati quel direttore sportivo. Come pensi che ci sia un tipo di ripercussione nelle prestazioni oppure no, dopo la notizia di ieri sera? Penso che dal punto di vista animico, quando va via un compagno, quando va via una persona come Andrea, alle quali qualcuno è legato, possa sempre essere del ramarico, possa essere sempre un motivo, diciamo, di dispiacere o influire sullo stato d'animo di qualche persona dello staff o della squadra. Noi nel calcio siamo abituati a questo. Abbiamo perso sempre compagni, abbiamo perso sempre direttori, allenatori quando abbiamo giocato, quindi credo che comunque sia, al di là del dispiacere, i ragazzi saranno pronti. E ti chiedo, mister, se farai del turnover, immagino di sì, anche nell'ottica della sfida col Perugia rispetto alla partita con la Juventus, cioè se cambierai qualche interprete della squadra e se l'assetto tattico sarà lo stesso o alla luce del fatto che, diciamo, nelle tre partite hai comunque giostrato più situazioni che somme dai, qual è la tua valutazione? Allora, il turnover ci sarà poco per questa partita qui, quando tu, diciamo che ogni anno abbiamo capito che la terza partita è quella più complessa, le prime riesci a farle sempre con una intensità alta, dobbiamo stare molto attenti alla terza partita, che è quella per il sabato, però credo che questi ragazzi si stiano allenando in un modo che gli permetta anche di supportare queste tre partite, quindi andremo a valutare giorno per giorno, andremo a valutare che per domani, che c'era qualcuno che ancora non aveva recuperato al 100%, però di sicuro ci saranno un po' di cambi. Mister, il problema è che prendiamo dei gol. State lavorando, avete lavorato in questi pochi giorni per cercare di limitare le offensive degli avversari? Assolutamente sì. Si lavora, io credo che abbiamo fatto degli errori i quali abbiamo lavorato anche su quegli errori. Quella è la cosa che all'inizio ti faceva preoccupare un po' di più. Dopo capisci che, dicevo, un allenatore da Argentina, tu lavori tutta la settimana sulla situazione che si verifica al primo minuto di gioco. Questi sono i grandi misteri del calcio.
però non ci sono scuse, noi dobbiamo continuare a lavorare per limitare quegli errori lì, commettere sempre meno, perché errori li commetteremo, l'importante è non ripetere gli stessi, faremo degli altri, come è normale che sia, ma io al di là degli errori, al di là di gol presi, credo che questa sia una squadra che ha sofferto un po', soprattutto nelle prime due partite, e l'approccio al nuovo campionato, la squadra nuova, credo un po' tesi. L'ultima partita abbiamo giocato con una squadra che ha dei talenti, che si poteva, in quel modo di giocare si poteva prendere qualche gol, tre sono troppi, però come dicevo prima, bisogna continuare a lavorare su questi errori, bisogna continuare a migliorare, perché l'unica cosa che sappiamo fare è lavorare. Proprio nell'ottica delle partite ravvicinate, delle tre partite ravvicinate, non rischierai qualcuno che magari non è ancora al massimo? Penso a Cernigoi, penso a Lombardi, se ci dici un po' come stanno, se... Abbiamo recuperato Cernigoi, abbiamo recuperato Lombardi, non hanno 90 minuti, sicuramente potranno essere utilizzati nel corso. Chi mancherà sicuramente? Allora, sicuramente per domani mancherà Del Carpi. Ci sarà anche il possibile esordio di Ubaldi, come sta fisicamente, visto che lui era soltanto squalificato, quindi stava bene? Ha lavorato tanto, è arrivato sicuramente senza aver fatto ritiro, quindi queste settimane paradossalmente gli sono servite per migliorare, per avere una condizione diversa. Sono molto contenti perché veramente ha lavorato tanto e si è messo sotto per poter cercare di essere alla pari con i suoi compagni. Quindi noi in questo momento contiamo con un giocatore a disposizione. Molto probabilmente non per 90 minuti, però sicuramente si può utilizzare. Mister, abbiamo parlato tanto in queste prime partite della difesa e di qualche gol di troppo subito. C'è qualcosa che non va in mezzo al campo? C'è poca protezione della difesa? È proprio per caratteristiche dei giocatori che stanno giocando in questo momento o no, non c'entra nulla? No, credo che non sono le caratteristiche dei giocatori. Noi queste partite, soprattutto l'ultima, abbiamo messo in condizione i ragazzi di rischiare. Non era una questione che il centrocampo non c'era, l'abbiamo scelta così per rilevare, diciamo, la palla da Juve, bisogna pareggiare i conti, perché se no sono squadre che non te la fanno vedere noi. Se per qualche minuto, e soprattutto alla fine del primo tempo, non l'abbiamo mai vista, per questo motivo qui, perché abbiamo cercato di affollare un po' più il centrocampo, rompere meno in avanti, e questo ha creato sì che è vero che la Juve in quel frangente ha fatto un po' azione di pericolo, però tu la palla non la rimane. Quindi in questo momento abbiamo fatto qualche errore di troppo, magari a livello individuale, su qualche palla laterale. Questo si può migliorare, abbiamo lavorato per migliorarlo, però non credo che sia relativo al filtro centrocampo.